Mi trovo particolarmente attivato dagli interventi del professor De Lorenzo e anche per quanto riguarda l'intervento relativo alla sanità d'iniziativa che ha citato in particolare il Chronic Care Model. Oltre ovviamente, insomma, è stato interessante sentire come il solco che sta cercando di scavare il modello della decrescita in salute comprenda molti degli interventi, anche se ovviamente in maniera apparentemente più superficiale, ma è proprio un modello culturale, insomma. Per quanto riguarda il professor De Lorenzo, io volevo mettere un attimo l'accento su una questione che si è senz'altro dibattuta. Io sono uno psicologo, uno psicoterapeuta. Per quanto riguarda il volontariato, quanto la presenza in Italia, storicamente, nella cultura italiana, dei associazioni di volontariato poi permetta allo Stato di avere un alibi o di non sentire quell'emergenza nei modelli di sanità di iniziativa o soprattutto nella prevenzione terziaria, perché sapendo di avere un associazionismo forte, a volte non sempre comunque un associazionismo di tipo laico ma anche di tipo religioso, e oltre a tutto il mondo degli ex pazienti, e lo dico in quanto ovviamente come tanti in Italia, nella mia famiglia sono stato coinvolto dolorosamente in questa battaglia, non sia stato poi un impedimento per esempio al pieno sviluppo dell'ADI o al recepimento delle direttive di tipo nazionale della sanità di iniziativa, quindi della continuità dell'assistenza a livello territoriale, ambulatoriale e soprattutto di una presa in carico che anche a causa della mancanza della cartella elettronica diventa poi un impedimento. La mia domanda è questa: è vero che forse è scarsamente analizzato il fatto che un modello apparentemente virtuoso, perché lo dico anch'io da psicologo, essendo una professione, a volte i modelli, diciamo, i professionisti più giovani, ma anche con maggiori energie, si concentrano in una voglia di far bene anche a costo zero, e prendendo poi il posto di una continuità assistenziale che dovrebbe essere remunerata invece in maniera professionale, continuamente formata e supportata, e non grazie a un turnover di giovani che prendono il posto professionalità sanitaria a bassa specializzazione che prevede appunto il modello di assistenza del primary health care, insomma.